Buongiorno, ciao a tutti. Come vi ha detto Fulvio, oggi il laboratorio sarà per risolvere un esercizio di quello che si hanno fatto nell'esame dell'anno scorso. Prima di tutto, faccio condivisione qui dello schermo. Ok, vi mostro che qui nel sito del corso, in Multilite, nel sito del corso, cerchiamo qui, informatica. Potete guardare qui in esame, tutti gli esercizi. Tutti i temi e esami proposti dell'anno scorso, e tra i quali si trova quello che faremo oggi in questa ora di laboratorio. E voi avete scelto, tranne 9, avete scelto molti, però io risolverò questi di astrologia calciatori. Ok? Aspetto che in questo momento tutti mi stanno ascoltando bene. Domani Fulvio a lezione risolverà più esercizi, ma della parte teorica. Ok? Sì, si ha più tempo nella lezione, farà qualche altro esercizio di questi di programmazione. E giovedì si farà anche qualche simulazione di come svolgere gli esercizi e gli esami nella piattaforma, nel tutto quello che avete bisogno per presentare, per fare alla fine l'esame. Allora, per questo esercizio che vi ho mostrato già dove c'è nel sito del corso sul e-Lite, okay, c'è qui selezionate il esame proposto dell'anno accademico, okay? E faremo questo di astrologia calciatori. E per quelli abbiamo bisogno di due file aggiunti, di quale avrete bisogno per seguire quello che faremo oggi. Allora, avete qualche domanda prima di cominciare? Niente? Ok. Allora, questo esercizio, la prima sembra difficile perché c'è una stampa un po' diversa da quella che abbiamo fatto, diciamo, normale, e si deve leggere due file che sembrano un po' complesse perché hanno diversi tipi di dati, però alla fine non è tanto complesso. Sì, facciamo una scelta, diciamo, corretta delle strutture dei dati che usiamo per risolverlo. Ok? Allora facciamo una piccola lettura dell'esercizio. Allora, diciamo, quello che si vuole è fare un programma, ok, che dica alla fine, secondo il tipo di segno di zodiaco, quante goal fanno i cacciatori. Ok? Allora, prima di tutto abbiamo un file di testo che si chiama Sportivi CSD, e boom, nel quale abbiamo una lista di calciatori, ok? Il suo nome,
Questo è il numero di gol segnati nella propria carriera, sarà tutti i gol che hanno fatto, e la nazionalità e la sua data di nascita, perché abbiamo bisogno di questa per sapere il suo segno, il zodiaco. E abbiamo un secondo file, anche dello stesso tipo di file, ok? Che è per ogni segno zodiacale e ci dice la data in quale comincia e in quale finisce, ok? In questo caso qui, quelli che sono di Ariete sono quelli che sono nati tra il 21 di marzo e il 20 di aprile, ok? Questo è il nostro secondo file. Allora, cosa ci sta chiedendo questo esercizio? Il programma dovrà leggere entrambe file, ok? E deve creare questo istogramma, deve creare un istogramma, ok? Che ci mostrerà la quantità di gol che hanno fatto i cacciatori che appartengano a ogni segno del zodiaco, ok? Allora, cosa deve mostrare questo che guardiamo qui? Il nome del segno, la quantità di gol che hanno fatto i cacciatori di questo segno e anche una riga di asterischi, ok? Che devono essere, cuya lunghezza deve essere proporzionale al punteggio totale, ok? Però questa, diciamo, questi asterischi hanno una lunghezza massima di 50, ok? Allora quello più grande avrà 50 asterischi e le altre saranno, diciamo, relativi a quello più grande. Allora, c'è diciamo, un piccolo problemino, o quello più difficile in questo esercizio, che è come fare la gestione della data. Ok? Qui ci danno un suggerimento molto importante, è che possiamo costruire la data di questo modo. Ok? Allora, quelli che hanno nato, per esempio, il 25 di giugno, ok? Diventa, possiamo fare, diciamo, un cambiamento e diventa 6 del 25. Con questo possiamo fare più facile la comparazione tra una data e un'altra data, ok? Allora, prima di tutto, come sempre, possiamo guardare qui il file, ok? Questo primo file. In questo primo file abbiamo tutti i cacciatori, come avevo detto, goal, la nazionalità e la sua data di nascita, ok? E un secondo file, che si chiama Zodiaco, in cui abbiamo le 12 segni del zodiaco e con le sue date. Ok? Allora, prima di tutto, in tutti questi tipi di esercizi, prima dobbiamo pensare in leggere il file, vero? Quando facciamo questa lettura dobbiamo anche pensare nel tipo di struttura di dati che ci serve per raggiungere il goal, che è mostrare questo, no? Sapere per ogni segno quanti goal si hanno fatto, ok? Allora,
Prima di tutto, per leggere il file. Muove troppo, scusatemi. Ok. Come sempre, dobbiamo fare una lettura normale del file. Ok. Che quella la facciamo? Scusate, questo si muove troppo. Farlo più lento. Allora sì. Questa la facciamo con la funzione di sempre per aprire il file, che è quello di open. Ok, qui dobbiamo mettere il nome del file, in questo caso facciamo prima, non so, la lettura dei cacciatori, tutta la lista, ok? Dopo dobbiamo scegliere la forma in cui andiamo a accedere al file, ah, ok. Stefani mi dice che mi sente a scatti. Tutte le altre mi sentono così? O si sente bene? Ok, grazie Matteo. Sembra che in questo momento si sente già bene. Allora continuo così. Ok. Dopo di questo, mi vedete ancora, vero? Lo schermo lo vedete bene? Sì. Penso di no. Ok. Allora, come andiamo a fare solo la lettura del file, mettiamo qui la R e per abitudine anche il encoding, vero? Perché sappiamo che questo non è già risolto, però mettiamo questo. Ok. Questa è una cosa che deve essere già troppo imparata, diciamo, memorizzare, perché di sicuro si userà, ok? Allora, dobbiamo decidere il tipo di struttura che vogliamo usare per risolvere l'esercizio. In questo caso possiamo usare una tavola, perché alla fine, come sto leggendo da un file, tutte possono essere stringhe, tutte sono stringhe, vero? E posso anche usare un dizionario, ok? Perché con i dizionari abbiamo già imparato che è un po' più facile fare delle ricerche, soprattutto ci sono registri che sono uniche, ok? Prima lo farò con una struttura più facile, non la complessa, più facile che sarebbe una tabella, e dopo vi mostrerò la soluzione anche con un dizionario. Ok? Perché così voi potete sapere che non c'è un'unica soluzione e come si può lavorare con entrambi. Ok.
Sapendo questo, posso creare. Ecco. Story. Ok. Con questo andrò a creare la mia tabella. Okay. E come da sempre devo fare un ciclo per leggere il file. Ok. Mi state sentendo? Mi sta dicendo che c'è qualche problema con l'internet? Bueno, ok. Per ogni linea nel file dei cacciatori, ok? E cosa devo fare? Leggerlo. Allora, prima come una riga, guardate qui. È una riga, è tutto, diciamo, diviso per virgola, vero? Per una virgola. Allora devo fare lo split di questo, no? Qui creo un dati che dico linea, la linea. Posso fare un R split per cancellare il salto di riga e fare anche lo split. Ok? Vi ricordo che questo è split. E per diventare quella riga una lista. Ok? E lo split si fa per la virgola. In altri casi possono essere anche un slash, ok? Anche un backslash, magari una linea o qualunque altro divisore. Dipende dal file. Dopo questo già comincio a mettere tutto questo nella mia tabella. E per fare quello, si fa quello che facciamo, che in realtà l'abbiamo fatto molte volte in laboratorio. Devo avere una riga vuota, perché ogni tabella ha una composizione di una riga e quella è ogni riga è una lista. Però, allora, le cose e i dati, no? Della lunghezza che c'è nel dati, che in realtà in questo caso dovrebbe essere da sempre la stessa, no? Ma lo facciamo così per essere più sicuri. Ok? E dopodiché facciamo unicamente il append dei dati, ok? Ma quello nella prima riga. Questo che stiamo facendo è mettere ogni elemento in una lista, ok? E dopo mettiamo questa lista, questa riga già fatta, ok? La nostra tabella di calciatori. Ripeto, qui cosa sto facendo? Unicamente creando una tabella, ok? Dove sarà memorizzato tutto questo. Ok? Questo sarebbe nella prima, il nome sarebbe nella prima colonna, la seconda colonna il numero di gol, nella terza la nazionalità. E qui dobbiamo, come sempre, chiudere il file, ok? Per fare la prof, possiamo fare
Queen del nostro della nostra tabella. Perfetto. Qui. La prima riga c'è tutta la informazione sul primo calciatore, nella seconda tutta l'informazione del secondo calciatore e così. Allora, dopo di questo, dobbiamo fare anche lo stesso con i segni, no? Con l'altro file, che in realtà sarebbe, sì, usiamo anche, usiamo anche una tabella per usarlo, per memorizzarlo, dovrebbe essere lo stesso, no? Lo stesso codice. Sì, Michele, si può anche usare il CSV Reader, però dovrete prendere sicura che c'è anche degli spazi tranne nomi, no? Dipende del tipo di come è fatta la data. Ma potresti anche usarlo. Sì. Allora, come stavo dicendo, per fare la lettura dell'altro file è esattamente lo stesso, ok? Ok, facciamo l'open, anche questo possiamo fare così, perché quello che cambia è il nome. Creiamo anche la nostra piccola tabella. Possiamo chiamarla Zodiaco. Realtà questo sarebbe più o meno lo stesso. Dopo possiamo fare che questo diventi una funzione. E sarebbe solo chiamarla con il diversify, no? Però per ora la possiamo fare così. E quello che cambia qui sarebbe solo che non sarà in cacciatori, ma sarà in zodiaco. Facciamo un print anche del zodiaco. Qualcuno mi può dire sì, a questo punto tutto è ok o mi manca qualcosa? È quello che ho appena fatto per il file del zodiaco. Perfetto, mi manca chiudere il file, questo è importantissimo. Allora, sarebbe il file zodiaco.close. Perfetto. Grazie mille Michele, sì, infatti. Perfetto.
E voilà, abbiamo le nostre due strutture di dati con tutta l'informazione che c'è in entrambi i file. Abbiamo tutti i giocatori, tutti i cacciatori, scusate, e anche ogni segno del zodiaco con le sue date. Allora, possiamo rendere questo un po' più ordinato, se vogliamo. E per fare questo, possiamo creare delle funzioni. Allora, questo può diventare in questo momento magari non abbiamo bisogno di niente. Tutto questo lì. Possiamo anche fare un'altra funzione per leggere il zodiaco. Ok. Perché tutto sia più organizzato e funzioni, facciamo nostra main function, quella principale. Ok, ma questo non funziona, vero? Cosa mi manca qui? Qualcuno? Prima, sì, prima mettere un return in tutti questi sarebbe molto importante. Perfetto. Un return dei cacciatori. E qui un return del zodiaco. E qui. Manca fare la chiamata a queste funzioni che ho appena creato, perché se non le ho creato non le posso usare, no? Se non le chiamo, scusate, se non le chiamo non le posso usare. Allora posso dire che cacciatori, ok? E quale a chiamare? Leghi cacciatori, ok? E il zodiaco? Devo chiamare la funzione zodiaco. E quindi manca solo fare la chiamata al main. Fare la chiamata al main. Perfetto. Dovrebbe funzionare come prima, però l'abbiamo reso un po' più ordinato. Ripeto, quello che ho fatto solamente mettere in due funzioni che ho chiamato leghi cacciatori e leghi zodiaco, ok? Quello che abbiamo fatto di leggere il file, per leggere entrambi i file. E diventare ogni file una tabella con i dati. Perfetto. Dopo di questo, cosa ci manca fare? Tutto, no? Perché alla fine abbiamo appena solo letto. Dobbiamo fare il calcolo della quantità di goal che hanno fatto ogni cacciatore in ogni segno. Ok?
Per questo possiamo creare un'altra funzione, ok? Che possiamo chiamare calcola punti. Di cosa abbiamo bisogno? Di tutti i segni, ok, i del calciatore. Calciatore. Tutta la lista, ok? Di questi due. E di sicuro due puntini. Qui cosa dobbiamo mettere? Dobbiamo. Per ogni calciatore, scusate, dobbiamo sapere il suo segno zodiacale, il zodiaco. Perché non lo sappiamo, abbiamo la sua data di nascita, però non sappiamo il suo segno. Ok? E dopo di questo, dopo di questo, perché mi mostra un problema, non lo so, però questo fuori. Allora, sapere il suo segno del zodiaco. E dopo di questo, per ogni segno, mettere, fare la sommatoria del Goal, vero? Facciamo sumare il gol. Ok? Allora, guardando questo, per trovare il segno, ok? Il segno di ognuno, possiamo anche creare un'altra funzione che mi dica che non devo farlo tutto il tempo, ma solo chiamarla e mi dica qual è il segno di un calciatore, sapendo solo la sua, inviando solo la sua nascita. Ok? Allora possiamo creare. Per ora un'altra funzione, ok? Chiamiamola. Che trova segno, ok? Di qual è il giorno di nascita del giocatore? Ok? E anche della lista di segni. Qui è dove dobbiamo pensare, come facciamo a sapere che un calciatore appartiene o no a un segno. Allora, ci hanno dato questo tip qui e ci hanno detto, guardate, sì, facciamo questo cambiamento della data, ok? Tra mese, prima mese, dopo anno, e dopo il giorno di nascita, e sarà più facile sapere se quella, se una data si trova tra una data e un'altra, ok? Vi faccio una piccola dimostrazione qui. Di questo, di come possiamo pensare questa. Di qua. Possiamo guardare, il primo giocatore è nato, oh, questo è il secondo, per ora il secondo, è nato, scusate, questo giorno, vero? Allora, se facciamo quello che ci hanno detto,
Questo diventerebbe 0,7 e 0,4. Se guardiamo il nostro file del zodiaco, ok, e diventiamo tutto questo anche come ci hanno detto qui, ok? Possiamo diventare anche se prima il mese, dopo il giorno. Possiamo sapere che c'è il cancro e il leone, vero? Hanno il 07, ok? Ma questo comincia 07-22. Facciamo questi due. Così, display. Sappiamo che è tra questi due, vero? Perché è nato a luglio. Ok? È nato a luglio. Allora, questo diventerebbe 06-22. E questo 07-22. Questo di qua 07-23. E questo di qua 08-23. Così sappiamo che questo valore 0,704 è qui perché è maggiore a 0,622 e anche minore a 0,722. Però questa è la nostra la logica che dobbiamo usare qua. Avete visto che facendo questo cambio è già solo fare una piccola comparazione che nel codice diventa un if. Ok? Con questo in mente possiamo già fare questa funzione che ci troverà quale disegno è ogni giocatore. Allora, prima di tutto abbiamo bisogno di sicuro di sapere di una variabile che mi dica qual è il segno trovato. Ok? In questo caso niente. Ok? Dopo abbiamo tutta la lista di segni, vero? Allora dobbiamo ricorrere tutta questa lista guardando le date in ognuna, ok? Per fare la comparazione. Per questo siamo... Mi state ascoltando bene in questo momento? Penso che ho perso questa... la connessione. Mi ascoltate bene in questo momento? Non so perché. Le mie cuffie si hanno disattivato. Aspettate un secondo. Ok, se voi mi sentite bene, continuo così, senza questo. Allora, stavo dicendo... Allora, se l'ho usato. Perfetto. Allora, cosa stavo dicendo? Allora, perfetto. Allora, per ogni segno, ok? Per ogni segno, insegni... Ok? Vuoi dire per quasi ogni riga nella nostra tabella di segni? Ok? Devo sapere fare la trasformazione, scusate, fare la trasformazione di quello che c'è, perché ricordate che questo, come l'abbiamo guardato,
è così, no? È una stringa che ha questi quattro caratteri. Allora, facciamo sapere il giorno di inizio, ok? Possiamo. Beh, il valore che c'è in segno. Ricordate che abbiamo usato una tabella, no? Sarebbe non la posizione. Questa sarebbe la posizione 0, abbiamo il nome del segno. Nella posizione 1 abbiamo la data di inizio e nella posizione 2 abbiamo la data di fine. Ok? Allora ci importa in questo momento questa. Che facciamo? La data di inizio che vi ho detto nella prima. Facciamo un split. Facciamo un split sapendo che hanno usato questa, il slash, come divisione, ok? Se facciamo un split, sappiamo che questo diventa una lista, no? Questa lista avrebbe due valori. Nel primo, nella posizione 0, sarebbe chi? In questo caso, il giorno, no? Come è fatto. Nella seconda posizione, sarebbe l'anno, il mese. Allora, se vogliamo fare questa trasformazione, mettiamo prima la seconda posizione, che è quella del mese, e come stiamo facendo una stringa, mettiamo un più, e questo stesso pezzo di codice, però nella prima posizione. Ok? Ripeto, cosa stiamo facendo qui? Signor, faccio un split, ok? Della posizione questa, la data d'inizio, ok? Che c'è nella posizione, che è nella posizione 1, ok? Se faccio un split di questa stringa, mi diventerà una lista di 21 e 03, vero? Una lista che ha questi due valori. Questo sarebbe nella posizione 0 e questo sarebbe nella posizione 1. Ma come quello che vogliamo è trasformare questa data perché diventi prima il mese e dopo il giorno, facciamo lo split e mettiamo prima la seconda posizione più la prima posizione. E questo cosa diventa? Questo che abbiamo fatto qui. Un 0622, un 0723, ok? E facciamo lo stesso, però per il giorno di fine. Ok? Sarebbe lo stesso, ma cosa cambierebbe? Qualcuno mi può dire cosa cambia? Dove devo cambiare? Perché questo è per l'inizio, no? Per la data di inizio del segno. Però per la data del fine, cosa devo cambiare? Bravo Stefano. Questo dovrebbe essere nella posizione 2. Ok, ricordate, qui segno è una riga della tabella che abbiamo, che si chiama segno. Ok, che è questa che si sta mostrando qui su, qui giù. Ok, posizione 0 c'è il nome, posizione 1 la data di inizio, posizione 2 la data di fine. In questo caso, posizione 2, perché stiamo trasformando la data di fine. Dopo di questo, possiamo già fare la
la nostra, il nostro calcolo di sapere quale insegna. Ok? E cosa facciamo? Facile, un if. Ok? E nel quale dico, quella data che mi hanno inviato che dovrebbe essere già trasformata in questo caso, ok? Deve essere maggiore o uguale, ok? A quel giorno d'inizio e anche, questo dovrebbe essere anche, no? No, uno pu, non deve essere oppure or, ma deve essere anche, perché deve avere entrambi, deve essere vero entrambi i valori, entrambi comparazioni, scusate. Deve essere tra uno e l'altro. E questo sarebbe giorno di fine. Ok? Allora, se questo è vero, cosa ritorniamo? Possiamo, a me piace fare questo, ma potreste fare un ritorno in una riga. Però come ho creato questo, eh sì, hai ragione. È una città minore. Minore, perfetto. Sì, una città minore è una città. Vogliamo dire che la nascita deve essere maggiore o uguale al giorno inizio e la nascita deve essere anche minore o uguale al giorno di fine. E qui già possiamo dire che il segno trovato sarebbe quale? Segno nella posizione 0. Ok? Ricordate, segno è tutta una riga. Ok? E con questo, nella posizione 0, sappiamo che c'è il nome del segno. E qui possiamo fare un return di questo segno trovato. Ok. Qui c'è un'altra cosa. Che dobbiamo pensare, scusate, e è per quelli che è quello che questa bella forma di fare con le date, questa comparazione, ci mette in problema quando si fa un cambio di segno, che è quello che sono alla fine di la, di l'anno. Okay? Diciamo che questa persona non è nata questo giorno, ma è nata come questo primo che ho messo qui, il primo del primo. Allora la sua data sarebbe... Zero uno, zero uno. Sì, mettiamo questo qui, non diventerebbe nessuno. Perché? Perché quei segni che stanno alla fine, che sarebbero questi due, guardate qui, questo diventa... 12, 22 e questo diventa 0, 1, 22, 0, 1 sarebbe minore alla, maggiore alla data di inizio? No, vero? Questa comparazione che stiamo facendo qui. No, però perché c'è un cambio, perché questo diventa allora il maggiore e questo diventa il minore. Ok? Per questo acquario, no, solo per questo. Allora, questo è l'unico caso in quale per il cambio di anno
dei mesi, scusate, dell'ultimo mese al primo mese, c'è un piccolo problema. E si può risolvere in diversi modi, però in questo caso il quello più facile è dire che se non è nessuno, allora, se questo se non entra mai in questo if, allora lui o lei è un capricorno. Non sono sicura che si scrive così. Sì, capricorno. In questa. Sì, questo è il caso speciale. Sono cose che magari non si pensano, è importante quando, soprattutto quando si lavora con le date, fare questo tipo di test. Cosa succede in quei mesi che sono diversi, no? O che diversi no, che fanno un cambio magari tra dicembre e gennaio, per esempio. E il calcolo deve essere diverso. Perfetto. Con questo abbiamo già finito il nostro trovasegno. Possiamo anche fare un piccolo un piccolo test se questo sta funzionando, perché non abbiamo fatto nessuno fino qui. Allora possiamo fare calcolo punti, zodiaco è quello che ha bisogno e cacciatori. Possiamo fare un screen e chiamiamo trova segno. Possiamo una nascita, come vi ho detto, come l'abbiamo fatto a questo momento. La data ora deve essere già cambiata, no? Mettiamo allora qualcuno che ha nato il 07-25, ok? E ha bisogno anche di tutti i segni. In questo caso tutto il zodiaco, no? Facciamo qui un stampa e guardate qui, mi dice quello è un leone. Sì, facciamo una piccola lettura qui. Bravo, perché il leone è tra il 23 del 7 e il 23 dell'8. Allora, fino qui, tutto qua. Sappiamo il segno. E sapendo questo, dobbiamo già solo fare il calcolo dei punti. Questa è la parte più facile. Allora, dobbiamo fare una sommatoria, però, di tutti i punti. Di tutto il goal che hanno fatto i cacciatori. Qui, quella struttura più facile di usare sarebbe un dizionario. Perché? Solo per ogni cacciatore facciamo la cerca, cerchiamo qual è il suo segno e secondo il segno facciamo solo un più di quelli goal che ha fatto. Ok? Allora, come diventa questo? Facciamo la creazione di un dizionario, ok? Vi ricordo che questo è un dizionario, così si fa la creazione del dizionario, che è diverso come si fa un insieme, no? E dobbiamo fare, diciamo, riempire questo, ok? Secondo la quantità di segni che abbiamo.
Esa per la quantità dobbiamo usare lento. Come facciamo qui? Ricordiamo che punti è un dizionario. Allora, per punti mettiamo il nome del segno. Ok. E vi ricordo che stiamo usando una tabella, no? Allora, nella posizione. Okay. È sempre la prima colonna. Ok. Questo mi sto riempiendo, sto leggendo ogni riga della nostra tabella di segni, ok? E sto guardando, sto creando una chiave in un dizionario con ogni nome di segni. Quello che ho fatto lì. E sto facendo solo riempiendo di zero per il momento tutti i valori della quantità di gol che hanno fatto. Però che sì. Avrà per ogni segno. Perfetto. Ho già creato il mio dizionario vuoto. Diciamo, con tutti i nomi di segni, però con un valore vuoto al momento. Vi faccio un print. Magari così si può guardare questi punti. E guardate qui. Abbiamo nome del segno e insieme a un valore da zero. Stiamo facendo una lista di punti. Perfetto. Allora, dopo di questo, dobbiamo già leggere per ogni calciatore, ok? Leggere la sua data di nascita, fare la trasformazione, trovare il suo segno e guardare questi punti. Sono un paio di righe. Allora. Facciamo il nostro ciclo che già dovremmo essere esperti in fare questo. Però non c'è niente di ricordare che sempre il ciclo va. Può essere un for, un while, ok? Nel for è come andare con un contatore. Si può usare solo su quelle strutture che hanno un indice, no? In questo caso, all'essere una tabella, la tabella c'è, ha un indice. Ricordate che i dizionari, l'insieme, questi due non hanno indice. Ok? Allora non servirebbe tanto un for in questo modo. Quando usiamo in range, ok? Perfetto. Allora, dobbiamo sapere quando fare la trasformazione della nascita del cacciatore, ok? Perché, come abbiamo fatto il nostro trovasegno, la nascita deve già essere trasformata, no? Però facciamo lo stesso che abbiamo fatto con i segni, no? Siamo cacciatori, siamo nella posizione I, però abbiamo bisogno della sua data di nascita, che sarebbe il 3, ok? E facciamo lo stesso che abbiamo fatto su un split, ok? E andiamo a fare con la prima posizione, che in questo caso, se andiamo qui, stiamo facendo lo split di questa data e questa sarebbe la posizione 0, posizione 1 e questo sarebbe posizione 2. Ok? Abbiamo bisogno di mettere la posizione 1 prima più lo stesso posizione 0. Di nuovo stavo facendo quello che abbiamo fatto. Sappiamo quando è nato. Allora dobbiamo sapere qual è il suo segno. Ok? E per sapere facciamo solo
una chiamata alla nostra funzione che abbiamo già fatto, che ci dice, dammi la sua nascita, scusate, è nato, e la lista di segni. E basta. Con questo sappiamo il segno del cacciatore. E manca solo fare la sommatoria. Come punti abbiamo creato come un dizionario, è solo dire il segno, che è quello che abbiamo già trovato, ok? La chiave segno. Facciamo solo quello che c'è già lì, ok? Sarebbe segno. Più cosa? Qualcuno mi può dire cosa c'è in più qui? Stiamo facendo la sommatoria di segni, no? La quantità di gol. Dove c'è questa data, questa informazione? Dove abbiamo l'informazione e la quantità di gol che ha fatto ogni cacciatore. No? Nessuno? Ok, l'informazione la abbiamo nella tabella, no? Allora, è solo chiamare calciatori nella posizione I, che è in quella che siamo, ok? E posizione E, colonna 1. Vuoi dire, in questo caso, primo, posizione, questa sarebbe la 0 e questa sarebbe 1. Però come abbiamo creato questa tabella come stringa, questo dovrebbe diventare un intero per fare la somma. E basta. Qui possiamo fare il return dei punti. Facciamo prima questo print, così possiamo guardare. Guardate qui, questa prima stampa. Abbiamo per ogni segno la quantità di gol che si hanno fatto. Perfetto. Allora ci manca solo una piccola cosa, che sarebbe la stampa. Ok? Qui questo ci ritorna un valore, allora mettiamo punti. E manca solo fare la stampa. Possiamo farla qui, senza fare un'altra funzione. Ok, la stampa ci dice quello che ha il valore massimo dovrà avere 50 asterischi. Ok? E dipendendo di questo, gli altri devono presentare altri asterischi, però proporzionale a quelli 50 che ha già il primo, no? Però prima abbiamo un piccolo problemino. Quel problemino è che i punti ne li abbiamo in, abbiamo usato un dizionario, no? E con il dizionario abbiamo i problemi, ma i problemi no, diciamo. I dizionari non sono fatti per essere ordinati. Ok? Allora, per fare
per avere questi dati in una maniera ordinata, perché dobbiamo fare la stampa del primo più grandi e dopo così. Dobbiamo fare in sorte di questo. E qui volevo mostrarvi a che serve quello che vi daranno per il vostro esame, che sono questi, che questa informazione su differenti tipi di funzioni che ci possono aiutare a questo, ok? Allora, vi ricordo che c'è una funzione sort, ok? Sorted, scusate, quella funzione è qui da qualche parte. Sorted. Ok, sorted mi restituisce una lista, ok? Che mi dà ordinati tutti gli elementi di una struttura di dati, ok? Allora, posso usare qui sorted. Ma qui dobbiamo pensare, perché non posso usare il sorted sul dizionario, perché il dizionario farà un ordinamento, ma con la chiave. In questo caso la chiave è il nome del segno, e non ci serve questo, abbiamo bisogno del valore, ok? Allora, vi ricordo che c'è anche un'altra funzione, che è quella sui dizionari, che si chiama items. Items, che è qui, ok? Che mi ritorna una lista di tuple, ok? Con elementi che sono nel dizionario. Allora, se io faccio questo, punti, punto, item, ok? Quello è già una lista di tuple, ok? Qui, quando abbiamo una lista di tuple, in questa funzione possiamo usare una variabile che è lì, che si chiama key, ok? Che sì, guardiamo anche qui nelle funzioni che ci danno. Sorted, scusate, ci dicono versioni avanzate, vedete list.sort, ok? Andiamo a list.sort. Allora, quello con list.sort, qui. Guardate, io posso dire qui, di questa di qua. Key può essere un item getter, ok? N. Che vuol dire questo? Mi ordina una lista di tuple in base al valore dell'elemento N. Allora, se ce l'ho una lista di tuple, posso dire sorted mi fa l'ordinamento secondo quello che io voglio che mi dica, sì, o il primo elemento della tupla o il secondo, ok? E come già ce l'ho qui, una lista, ho diventato il dizionario una lista di tuple, posso fare key in item getter e metto quella posizione che sarebbe la 1, la 0 e la key, il nome della key, la 1 sarebbe il value, ok? Come guardate qui, mi mette in rosso questo, perché per poter usare quella ho bisogno di fare l'import. C'è qui anche in questo file che avrete per l'esame. Guardate che devo fare un front operator, import integer, ok? Item getter, scusate. Perfetto. E dove siamo qui? Perfetto, già, item getter. E come abbiamo bisogno che il sorted sia di
maggiore a minore, dobbiamo fare un reverse. Però ricordate che questa funzione c'è questo reverse, ok? La funzione, la variabile reverse, che si metto il valore true, lui mi mostra quella lista ordinata dal maggiore al minore, non del minore al maggiore. E se facciamo qui un print di questa sorte, punti, c'è un piccolo problema qui, perché questo non è dentro. Perfetto. Guardate, ce l'ho già. La lista, una lista di tuple in questo caso, ordinata tra quelli che ha più goal e quelli che ha meno. Sembra che i cacciatori di acquario fanno più goal che gli altri. Ok? E ci manca solo fare la stampa come ci stanno chiedendo. Abbiamo già nostra sorte di punti che è quella e quella abbiamo bisogno. Dopo di fare tutte quelle altre cose. E qui, allora, per fare la stampa, già sappiamo che questa è una lista di tuple. Allora, possiamo fare for perfetto. Facciamo ok, quella è una lista. Allora, in range sorted tante grazie prima dobbiamo sapere quanti, la quantità di asterischi che dobbiamo mostrare, no? E come sappiamo questo? Asterischi per fare questo dobbiamo sapere qual è quello massimo, no? Perché qual è il maggiore? Il maggiore in realtà sarebbe il primo della nostra lista, no? Sarebbe da sempre il primo della nostra lista. Allora, mettiamo la nostra lista, 7 punti, nella posizione 1, posizione io, scusate, sapendo che è una tupla, deve essere nella posizione 1 perché è quella dove c'è il valore, ok? Per 50, ok? Diviso intero, no? Perché non possiamo fare una divisione, non possiamo fare un asterisco a me in mezzo, ok? Tra il valore massimo e come già la lista è ordinata, sappiamo che il valore massimo lo ha il valore primo. Sarebbe allora sorted. Questa è una regola di 3, ok? Quella che si fa normale, che se il valore più grande è 50, quanto sarebbe un altro valore? Ok? Sorted punti nella posizione 0, perché il quello prima. Una posizione 1. Così sappiamo la quantità di asterischi che si devono fare. E possiamo già fare i nostri la nostra stampa. Come facciamo la stampa? Che sia così ordinata, dobbiamo usare la funzione print
Maja con F. Ok? Mettiamo qui. Dove c'è il nome del segno? C'è qui che sarebbe sorted. Punti, vero? In quella posizione che siamo. Però nella colonna 0, riga. La riga in quella che siamo, nella posizione 0. E perché sia un po' più ordinati, diciamo che sono almeno 10, la lunghezza di 10, no? Quella striga. Dopo tra, guardiamo qui, tra parentesi rotonde dobbiamo mettere il numero, vero? La quantità di goal. E quella dove sarebbe? Inserto i punti anche. Ok? Ma inserto il punto di I, ma nella posizione 1, nella colonna 1. E qui anche possiamo dire che la lunghezza è questa. Dopo di questo, possiamo mettere la quantità di asterischi che abbiamo già calcolato su. Per fare questo, ricordate che potreste fare questo, un carattere e la moltiplicazione per un valore. Possiamo guardare se si funziona questo che abbiamo fatto. E voilà. Qui c'è la soluzione. Sì. Mettiamo questo. Sì. Possiamo guardare che c'è già per ogni segno la quantità di goal e la quantità di asterischi che si devono mettere. Vi ricordo, questo che abbiamo fatto è solo una possibile soluzione, ok? E ho usato le tabelle, che sembra un po' più difficile, diciamo, che fare l'uso di un dizionario. Però così potresti guardare che si può anche fare così e anche muoversi tra le tabelle che è una cosa anche importantissima. Non sarà sempre la soluzione usare delle dizionari, no? C'è anche la possibilità di usare altri tipi di dati, altre strutture di dati. E siete, dovreste per l'esame, dovresti tenere in conto anche la stampa, no? Che è anche una cosa importante. Che è anche una cosa importantissima perché è parte della valutazione, no? Questa struttura è una cosa che avete già visto molte volte, ma vi ricordo che questo è per numeri, per le stringhe, così possiamo dire la lunghezza, e così diventa più ordinata la stampa. E questo tipo di, diciamo, operazioni che si possono fare. Ok. Qui cosa abbiamo fatto? La stringa. Posso fare una moltiplicazione quante volte voglio che quella stringa, quella carattere, in questo caso, scusate, quello carattere si mostra o si stampa. E avete qualche domanda? C'è anche già la soluzione, la possibile soluzione che si può fare con il dizionario, che quello che cambia è solo in realtà come facciamo la lettura di ogni
di ogni file, perché qui già diventerebbe un'altra cosa. Questa viene caricata anche online e anche su The Slack. E questa 4 è che sono 4 interi, 4 numeri. E se qualcuno è più piccolo, il quale lascia lo spazio così grande di 4. Quello solo si usa per quello, per dire la lunghezza massima. Ok, se non sono più domande, sarà anche l'altra sezione di laboratorio alle 4, alle 16, alle 16, si risolverà un altro esercizio. Ok? Vi ringrazio e ci vediamo dopo. Buona giornata. Mm-hmm.